Ed eccoci qui per la seconda parte del nostro appuntamento con Angoli. Oggi siamo ospiti dell'Istituto Canossiane di Como che, come sapete, offre un'ampia possibilità di formazione partendo dai più piccoli fino al liceo e anche ai corsi professionali. Bene, oggi partiremo proprio dai piccini, addirittura con una sezione primavera e insieme andremo a scoprire il loro mondo magico. Arriva un cagnolino. Cosa fa il cagnolino? E salta nel cagnolino. Ma che bravi! Il gattino. Adesso arriva la scimmietta, pronti? La scimmietta, ci piace la scimmietta. Mi raccomando, eh. Il rocco non sono tutti uguali. Arriva una scimmietta. Cosa fa? Che mangia una polpetta! Bravi! Elisa, il vostro lavoro si ispira ad un metodo didattico, ce lo racconta nel dettaglio? Assolutamente sì, se volessimo riassumere quello che è il nostro metodo programmatico, che non è semplicemente la scelta di attività didattiche, ma è un metodo che inizia da lontano, un metodo assolutamente personalizzato, sono ormai 20 anni che è stato realizzato dalla nostra storica coordinatrice in concomitanza con una pedagogista di Milano e poi seguito via via da noi, che comunque attualmente utilizziamo, applichiamo, proprio perché vediamo che i bambini rispondono assolutamente in maniera positiva. Svariate le attività settimanali, come vengono organizzate? Le attività settimanali, appunto perché l'offerta è molto ampia, vengono organizzate seguendo un calendario di attività che sia il più possibile funzionale e soprattutto nel rispetto dei tempi e dei ritmi educativi dei bambini. Quindi attività che cambiano e cambiano per i diversi gruppi di fasce d'età dei bambini. Ecco, a tale proposito, 5 sono le classi, di fatto su quale principio le formate, ma soprattutto come interagiscono tra di loro. Ecco, anche questo un risvolto assolutamente personalizzato. Dicevo prima, se dovessimo scegliere 3 parole per definirlo, potrebbero essere queste: personalizzazione, accoglienza e cura. Queste sono le 3 parole chiave del nostro metodo, affinché una offerta didattica sia assolutamente funzionale, è importante che il bambino sia della stessa età. Ecco perché abbiamo 5 sezioni, ma in realtà 8 gruppi di intersezione denominati gruppo degli orsetti per i bambini di 3 anni, gruppo di coccinelle per le 4 e gruppi di leprotti per i bambini di 5. Questo ci permette di personalizzare il più possibile l'attività. Quindi un modo straordinario per crescere ed essere pronti per il mondo. Eh beh, è quello che ci auguriamo, è quello che ogni giorno cerchiamo di fare, anche scegliendo una metodologia che il più possibile ci rispecchi e rispecchi soprattutto quello che è il carisma di Santa Maddalena, che proprio credeva fortemente nella personalizzazione, quindi nel rapporto uno a uno con i bambini, attraverso anche la scelta metodologica. Silvia, siamo all'interno di un'aula dove si sta svolgendo attività di intersezione. Di cosa si tratta? Allora, le attività di intersezione sono attività composte proprio da gruppi di bambini che hanno la stessa età. In questo caso, quelli che vedete sono bambini di 5 anni e lo potete capire proprio dallo stemmino che portano sul grembiule, che rappresenta il simbolo del leprotto. Hanno anche il collettino del grembiule di un colore diverso, che cosa significa? Esattamente, il grembiule in questo caso sono bambini di classi differenti, ma come dicevo prima, della stessa età. In questo caso abbiamo bambini della classe dei baby rossi e della classe dei baby gialli che lavorano insieme
su un'attività programmatica didattica che abbiamo concordato tutte insieme su, all'interno del collegio docenti. Oggi in particolare che tipo di attività stanno svolgendo? Oggi in modo particolare stanno facendo un piccolo mosaico che è proprio atto e finalizzato all'affinamento delle tecniche oculomanuali, quindi serve proprio per affinare queste tecniche. I bambini sono molto impegnati, come potete vedere, e questo aspetto crea sempre più unione tra di loro, perché c'è compresenza, c'è collaborazione, c'è aiuto reciproco e a loro piace molto lavorare insieme. Quanto è importante consolidare la loro capacità di relazionarsi anche con i bimbi delle altre classi? È molto importante proprio per, come dicevo prima, non solo per conoscersi, ma proprio per poter collaborare insieme attraverso un aiuto reciproco e una reale collaborazione. In questo caso c'è anche la compresenza di insegnanti diverse, per cui i bambini possono lavorare insieme ad altri insegnanti, che non è solo la maestra Silvia, ma è la maestra Elisa, la maestra Antonella, e questo fa sì che i bambini ci conoscano tutte tra di noi. Valentina, quali attività svolge all'interno della scuola per l'infanzia? Io faccio psicomotricità. Durante le mie lezioni propongo giochi di vario tipo, attività di vario tipo, dove i bambini possono fare il più possibile esperienze differenti, anche in modo libero. In particolare i bimbi che cosa fanno durante le tue lezioni? I bimbi giocano appunto in modi diversi, con palloni di varia forma e colore, coi cerchi, faccio percorsi dove in parte sono guidati, in parte sono liberi di giocare come preferiscono e appunto mettere in gioco se stessi per fare varie esperienze. C'è più didattica o c'è più gioco? Allora, c'è didattica nascosta nel gioco, nel senso che i bambini sono piccoli, quindi le attività vanno proposte in maniera ludica, in modo che loro si divertano e senza saperlo fanno didattica. È molto importante per la loro crescita? È molto importante in questa età fargli fare attività diverse, e perché appunto loro abbiano un bagaglio motorio molto ampio che gli permetta di sviluppare le proprie capacità motorie. Carmela, qui si cucina il menù per i bambini della scuola dell'infanzia, come lo organizzate? Il menù lo seguiamo settimanalmente ed è variato, da ogni giorno è diverso, vengono preparati la pasta, il riso, carne, pesce, ogni giorno ci sono le verdure di stagione e varia di giorno in giorno. Quindi un menù molto vario, ponete attenzione anche a richieste particolari da parte dei genitori? Sì, sempre, sempre. Siamo molto attenti a seguire i bambini che hanno particolari, particolarità, e stiamo molto attenti su queste cose. Siete anche molto attenti alla qualità, l'abbiamo detto, voi fate parte dell'azienda Pellegrini, che ha un occhio di riguardo nei confronti appunto della qualità del cibo, ce ne parla brevemente. La Pellegrini ci tiene molto ai suoi prodotti, alla qualità, del marchio Arcangeli che lui da sempre usa. Manuela, una cucina espressa qui secondo insomma le richieste, come abbiamo detto, quindi un lavoro molto impegnativo, ce ne accenna insomma qualche passaggio? Sì, no, è impegnativo, però è piacevole ed è vario. Quindi una grande attenzione, e i pranzi sono sempre un momento di condivisione e di allegria. Sì, certo, con i bambini sempre. Elisa, nel refettorio c'è occasione per rafforzare il rapporto tra le insegnanti e i bambini? Dunque, il momento del pranzo, come qualsiasi attività legata alla routine dei bambini, è uno dei momenti fondamentali per quanto riguarda l'educazione. Quindi la parità che c'è tra il livello educativo delle attività metodologiche didattiche è assolutamente da eguagliare ai momenti di routine.
Ma per quanto ci riguarda, come scelta proprio metodologica, abbiamo voluto fortemente le insegnanti sedute a pranzo, a consumare il pranzo, quindi le stesse pietanze, nello stesso modo con i propri bambini, perché questo è fondamentale per rafforzare quel legame importantissimo che è l'affettività. Stiamo assistendo ad un primo turno, come sono organizzati i pasti? Dunque, anche questa è una scelta metodologica. Noi abbiamo voluto personalizzare questo momento creando due momenti distinti, quindi due sezioni che mangiano in un primo turno insieme ai bambini della sezione primavera e le altre tre sezioni dopo. Questo per far sì che il momento del pasto sia un momento assolutamente di piena calma, goduto anche con un momento anche a livello di udito un pochino più tranquillo. Antonella, per ogni anno un tema ispiratore, ci parli di questo che riguarda in particolare questo nuovo percorso? Allora, quest'anno la nostra scuola ha ispirato tutto il programma sul mondo della natura, quindi i bambini vivranno e stanno vivendo tutto un percorso riguardante la natura, i cambiamenti naturali e tutto quello che riguarda l'ambiente. Quindi quali sono gli step principali che andate a sviluppare in questo percorso? Allora, gli step che noi seguiamo, che ci caratterizzano, sono l'evento dove consiste nella venuta di un personaggio che dà un input ai bambini di alcuni stimoli, e questo è il primo step. Il secondo riguarda il dialogo, dove i bambini danno le loro impressioni, e per noi questo è molto importante perché i bambini si mettono in relazione con realtà e comunque fantasia. E l'ultimo step è quello della ricerca, dove comunque i bambini, attraverso le esperienze che hanno fatto, attraverso le insegnanti, anche con il territorio esterno, perché comunque anche quest'anno abbiamo visto l'intervento di una biologa che è venuta a darci dei chiarimenti su alcune domande che i bambini hanno posto. E quindi anche con l'intervento extraterritoriale i bambini arriveranno a conoscere un po' meglio tutti gli input che vengono dati. Quindi una curiosità, torniamo ai personaggi, per esempio questo folletto Geo piuttosto che Madre Natura, chi sono e che ruolo giocano? Allora, Geo Folletto, allora innanzitutto premetto che questi personaggi fantastici siamo noi insegnanti che ci travestiamo. Chiaramente i bambini non ci riconoscono perché poi un po' li prepariamo anche la fantasia. Allora, Geo Folletto è stato il personaggio di quest'anno, che ogni un tot periodo lui arriva e ci propone delle cose nuove. Di solito Geo Folletto arriva quando terminiamo magari la prima unità di apprendimento per presentarci la seconda. Quest'anno, soprattutto verso l'inizio dell'anno, i bambini hanno conosciuto anche Madre Natura, che Madre Natura li ha portati nel mondo dell'ecoregno, dove è abitato da folletti e gnomi, che comunque hanno spiegato, Madre Natura ha dato loro delle indicazioni precise, che comunque nella natura ci sono delle regole ben chiare. Madre Natura insieme ai folletti e agli gnomi mettono ordine. Insomma, i genitori in che modo possono vivere insieme ai loro bimbi tutti questi passaggi così straordinari? Allora, i genitori possono seguire tutti gli eventi che noi facciamo attraverso il nostro sito, dove loro hanno una password che possono accedere attraverso la zona riservata loro. Il passaggio tra fantasia e concretezza, i bambini insomma come si inseriscono? Ah, direi molto bene, seguono molto bene, hanno proprio una gran capacità di adattamento tra fantasia e realtà, discernendo bene comunque le due cose. E adesso è il momento della nanna. E finisce qui questo meraviglioso viaggio presso l'Istituto Canossiane nel mondo dell'infanzia. Grazie per essere stati con me. La linea, come sempre, passa all'informazione.